Stasera ad Agropoli entra nel vivo il Natale delle Meraviglie con l'accensione delle luminarie e del grande albero in piazza Vittorio Veneto. Sì, abbiamo dato accensione all'albero che è, diciamo, il momento iniziale del nostro Natale delle Meraviglie. Stasera potrete farvi una passeggiata in piazza Vittorio Veneto, sul corso Coribaldi, e trovare qualcosa di diverso rispetto al passato. Abbiamo costruito un percorso enogastronomico, abbiamo i mercati di Natale, abbiamo degli spettacoli quasi tutte le sere collegati al Natale, dove cercheremo di attrarre quanto più persone possibile. Per esempio stasera sono degli spettacoli per bambini, quattro tipi di spettacoli diversi, ci sarà un momento musicale, insomma cercheremo di fare in modo che quasi tutte le sere, insomma, si crei quel giusto clima natalizio nel nostro corso. L'obiettivo era quello proprio di creare un momento di aggregazione diverso rispetto al passato, cercando di qualche modo di coinvolgere quanto più persone possibile, cercando di attrarre, perché no, anche dei turisti che venendo in città troveranno, insomma, un'accoglienza diversa rispetto al passato. Questo è il nostro obiettivo, abbiamo cercato di farlo nella maniera migliore possibile, compatibilmente naturalmente con le nostre possibilità, ma riteniamo, insomma, che le cose stanno andando bene. Il successo della casa di Babbo Natale è anche un esempio, diciamo, del lavoro che si sta facendo, insomma, quindi ci auguriamo, insomma, che il tempo ci aiuti, che non ci sia molta pioggia, in modo tale da consentire lo sviluppo di tutte queste serate nella maniera migliore. C'è anche grande attesa per il concerto del 1° gennaio, quando avremo qui in piazza Anna Tatangelo. Sì, certamente sarà un momento importante per noi, perché noi, come ogni anno, la sera del 1° ci diamo gli auguri, insomma, per augurarci che l'anno nuovo sia migliore, diciamo, di quello passato, e succederà naturalmente anche quest'anno. Il concerto di Anna Tatangelo comunque è un momento, credo, anche in termini di spettacolo importante, un artista, insomma, di fama nazionale, quindi siamo felici di averle qui ad Agropoli per fare in modo che, proprio come dicevamo, che l'anno cominci diversamente, con più allegria, con più felicità. L'obiettivo è cercare comunque in generale di regalare alle persone una passeggiata diversa rispetto al solito, con allegria, con serenità, perché l'obiettivo nostro è cercare di dare un po' di sollievo, attesi momenti così difficili, a tutti. Cercheremo di farlo nella maniera migliore.